Sto preparando la tinta che sarà il primo colore che andrà a definire la mia parte di muro, quindi partendo dal soggetto principale, fino a poi insomma a svilupparla mano a mano nel corso dell'opera con altri colori. E questo è l'inizio della traccia, si tratta di due uccelli, uno più grande e uno più piccolo, che sono messi in sovrapposizione. Quello più piccolo poggia su una fragola e poi ci sarà uno sfondo astratto che varia su colori che si riflettono sulle nuvole o sulle sfumature del cielo. Allora, qui sto dando, diciamo, una prima impostazione di quello che sarà il lavoro a livello di composizione, di struttura, di proporzioni, quindi cercare di bilanciare tutti quanti i volumi, le masse di colore. E poi stiamo procedendo su entrambi i muri, gli altri ragazzi stanno iniziando con gli outline, con diciamo, una traccia lineare del disegno. Chiaramente a seconda degli stili e delle modalità anche la bozza in principio cambia. Invece tendo a lavorare più iniziando con le masse di colore direttamente perché è magari uno stile un po' più pittorico. Quindi appunto sto segnando questa traccia. I colori che sto utilizzando all'inizio non sono i colori che verranno alla fine, ovviamente, ma perché lavoro proprio con un sistema di sovrapposizione di colore, per cui metto sotto il colore che darà più vivacità al colore che andrà poi steso sopra, in ultimo.